Io adesso passo la parola a Jacopo Giliberto del Sole 24 Ore, che ha accettato il nostro invito di coordinare la tavola rotonda che vede la presenza delle principali associazioni del TSO e di alcuni operatori del settore. A te, Jacopo, grazie di essere con noi. Grazie, grazie Marangoni, grazie anche a Beseghini per l'intervento molto interessante. Ringrazio soprattutto le spettatrici e gli spettatori che ci stanno seguendo. Il tema la transizione energetica, rilancio frenata, dopo la visione e la strategia delle imprese della puntata precedente del 9 giugno, adesso siamo alla seconda parte, cioè il futuro del sistema elettrico italiano visto in maniera un po' più istituzionale. Abbiamo Simone Togni dell'ANEF, Piero Gattoni del CIB, Enrico De Girolamo della CIGUA, Tony Volpe della FAIC, Simone Mori, presidente di Elettricità Futura uscente, Luca Marchisio di Terna. Gli spunti che abbiamo sentito in questa prima parte della sessione sono molto interessanti. Ne lancio alcuni perché sono legati anche all'attualità, proprio di questi giorni e di queste ore. Ovviamente il confronto europeo sui vari piani nazionali che ci ha dato Marangoni, il tema dell'import, il tema del capacity market, il tema delicatissimo del consenso e del NIMBY. È di pochi giorni fa l'ufficializzazione del progetto di fare un grande parco eolico al largo di Rimini e ovviamente subito alcune associazioni di tipo culturale, Italia Nostra, ha detto, si è alzata con rabbia dicendo: questo progetto devasterà il nostro mare, devasterà il nostro territorio che è evocato per sfruttare il turismo culturale. Però ci sono anche degli spunti ancora più attuali. Per esempio, tema idrogeno che ha sollevato un nostro spettatore e di cui ci ha parlato anche il presidente dell'autorità dell'energia Beseghini, proprio durante gli stati generali, il presidente del consiglio Conte ci ha accennato al tema del fatto che al largo di Ravenna, al largo della Romagna, qui torniamo sullo stesso territorio di cui ho fatto cenno poco fa, sarà il luogo in cui sarà fatto il più grande stoccaggio sotterraneo, nel fondo del mare, sotto il fondo del mare, di anidride carbonica, di CO2, e sarà il campo sperimentale dell'idrogeno blu. Altre fatti di attualità che si collegano con la nostra conversazione. Proprio questa mattina Elettricità Futura, Simone Mori, ha fatto un comunicato in cui dice: attenzione, agli stati generali si è parlato potentemente di transizione, di decarbonizzazione, però poi quando si tratta di fare le autorizzazioni, i ministeri diventano dei frenatori terribili e c'è questa dicotomia, questa quasi un ossimoro tra quello che si annuncia e poi quello che in pratica lo stesso Stato fa, cioè frena invece di promuovere. Altre considerazioni legate all'attualità, proprio oggi ASIA, la società guidata da Agostino Re Baudengo, ha venduto all'ENI tre parchi eolici, 35 megawatt, e sono i primi dell'ENI, sono da realizzare, però stiamo vedendo appunto questo processo nel suo divenire, nella sua attualità. Altro elemento di attualità, l'Enel,
che aveva annunciato, vi ricordate, la decarbonizzazione della centrale di Brindisi, la grande centrale Federico II di Brindisi. Ecco, senza grandi annunci, però ha avviato lo stesso iter in contemporanea per la decarbonizzazione, cioè per la trasformazione della centrale montale della Spezia. Ecco, abbiamo visto una serie di elementi e sono gli spunti con cui adesso Simone Togni ci può dare delle indicazioni sul mondo del segmento eolico. Prego, Togni. Buongiorno a tutti. Innanzitutto io penso che si debba partire dal titolo, cioè il futuro del sistema elettrico italiano. Abbiamo visto nella presentazione di Alessandro, del professor Marangoni, come il nostro paese abbia definito all'interno del Piano Nazionale Energia Clima, piano integrato, una serie di obiettivi al 2030, obiettivi importanti. Abbiamo avuto un confronto rispetto a quelli degli altri principali paesi europei e da questo, diciamo, da un lato ne usciamo un pochino timidi rispetto ad altri che hanno fatto e hanno previsto numeri ben superiori, dall'altro, diciamo così, ci possiamo un pochino più rassicurare rispetto alla base di partenza un po' più alta, e questo diciamo, è un elemento che comunque va valorizzato, anche perché l'attuale contesto economico non è dei più felici, e quindi poter avere un piccolo tesoretto, diciamo così, ci dà una base, uno zoccolo un po' più duro, ci dà un po' più di fiducia nel futuro. Però l'elemento che io penso sia indispensabile mettere al centro della discussione è quello che giustamente richiamavi, Jacopo, prima rispetto al comunicato di stamattina di Elettricità Futura. Noi siamo assolutamente sullo stesso punto. Per realizzare questi elementi, il tema centrale oggi lo stiamo andando ripetendo come ANER da un po' di tempo, è fondamentale intervenire per mettere a punto quegli strumenti che quegli obiettivi ci consentano di realizzare. Per fare questo credo che appunto si debba partire dal titolo del nostro convegno. Si debba avere quindi chiaro quale sarà, non al 2030, ma più ragionevolmente al 2050, almeno al 2050, diciamo, l'esito della transizione energetica che in maniera unanime abbiamo deciso di percorrere, perché improcrastinabile e imprescindibile rispetto alla lotta ai mutamenti climatici come primo aspetto, ma l'aspetto, diciamo, della salute più generale degli inquinanti non è meno. E questo percorso dovrebbe farci arrivare a fare una fotografia di come vorremmo o come dovrà essere il mondo da qua a un lasso di tempo sufficiente, e questa è la visione di ANEV, fare nel più breve tempo possibile tutto quello che è indispensabile perché si arrivi il prima possibile a quel mondo ideale. Questo è un percorso che non è facile da fare, perché ovviamente necessita un'opera coordinata, importante e duratura di eliminazione di quelli che sono gli ostacoli. Noi abbiamo come settore eolico in particolare una serie di ostacoli burocratici che a raccontarli non ci basterebbe la mattinata. Basti pensare, una per tutte, che all'interno della procedura unica semplificata che gli impianti eolici, come tutti quelli da rinnovabili dal 2003, percorrono per arrivare a un'autorizzazione finale, gli enti che vengono chiamati a esprimersi sono in numero ben superiore ai 35. Questi enti, che prima venivano sentiti singolarmente, oggi vengono sentiti nello stesso luogo, e quindi all'interno della conferenza unica, ma con un percorso che di fatto non ha semplificato assolutamente nulla. Inoltre abbiamo, e questo vale solo per l'eolico, recentemente Legambiente l'ha riportato, ed è una battaglia che facciamo da molti anni. Sento un po' di rumori di sottofondo, e siamo gli unici, diciamo, in Italia a riuscire a chiedere i pareri ai soggetti, agli enti terzi, nell'ambito della procedura
di autorizzazione unica anche a quei soggetti che non hanno nessun bene da tutelare all'interno di un progetto eolico. Per capirci, si sviluppa un progetto eolico in un'area dove non vi sia nessun vincolo paesaggistico, la sovrintendenza ai beni paesaggistici comunque si esprime e il suo parere è vincolante. Questa è un'aberrazione, ovviamente, che negli anni siamo arrivati a addirittura ad accettare come cosa normale, quando è evidente a chiunque che i beni, diciamo, che vanno tutelati devono esserlo nel momento in cui vi sia un particolare vincolo e entrando nel merito e valutando se il singolo intervento che viene proposto vada a ledere o meno il bene che è in quel punto tutelato. Questo è un percorso che negli anni ha visto comunque spesso un conflitto all'interno delle conferenze, diciamo dei servizi, di conflitto tra diciamo, l'aspetto ambientale e l'aspetto paesaggistico, quindi il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dei Beni Culturali, conflitto che quando avviene, viene per prassi, per procedura, elevato a livello di Presidenza del Consiglio dei Ministri, che negli uffici legislativi della stessa va a definire quali sono gli interessi prioritari e quindi a diciamo, procedere o meno rispetto all'iniziativa. È dei giorni scorsi, e Jacopo Giliberto lo ricordava, una prima serie, due eolici e due fotovoltaici di provvedimenti che invece, a differenza di quanto è successo nel passato, sono stati bocciati per a valle, diciamo, dell'esito di questo conflitto di interessi. Allora, senza entrare evidentemente nel merito dei progetti, ci mancherebbe, ma da un punto di vista generale noi dobbiamo capire che per realizzare gli obiettivi che ci siamo dati e che, lo ripeto, sono anche timidi rispetto a quelli di altri paesi, seppur sufficienti a raggiungere gli obiettivi, per questi obiettivi, per realizzare questi obiettivi, noi dobbiamo avere delle regole di ingaggio chiare, delle regole di ingaggio che prevedano dove gli impianti si possano fare e quindi senza particolari prescrizioni, quindi tutte le aree dove non vi siano dei vincoli, dove ovviamente gli impianti eolici debbano essere sottoposti a autorizzazione specifica per tutti quelli che sono gli aspetti ambientali, per quelli che sono gli aspetti progettuali e via dicendo, il rumore, tutti gli aspetti generali, e diciamo, verificati quali gli impianti possano essere realizzati. Seconda opzione, le aree dove vi siano dei vincoli. Dove vi sono dei vincoli, evidentemente devono essere attivate le valutazioni di impatto ambientale specifiche con richiesta di pareri da parte dei soggetti che esprimono rispetto a quei vincoli dei pareri e delle prescrizioni. Mi spiego meglio, dire lì lo puoi fare, ma devi avere queste attenzioni progettuali, devi fare questo tipo di intervento, devi mitigare in questo modo, quindi spiegarci come fare l'intervento, a valle del quale l'imprenditore deciderà se è ancora interessante da un punto di vista imprenditoriale o meno, e la terza opzione, evidentemente, dove vi siano dei vincoli talmente diciamo stringenti e talmente importanti che nessun tipo di intervento possa essere fatto. Questo è il quadro all'interno del quale noi dobbiamo andarci a muovere. Senza un percorso di semplificazione che vada in questa direzione, gli impianti e quindi gli obiettivi non si fanno. Mi aggancio all'aspetto, allo stimolo che ho ricevuto sia da Alessandro Marangoni che da Jacopo Giliberto rispetto all'accettabilità sociale. L'accettabilità sociale è evidentemente un aspetto molto importante del percorso autorizzativo di qualsiasi infrastruttura. Oggi noi stiamo dicendo che c'è una certa contrapposizione rispetto agli impianti da rinnovabili, rifiuti, eolico, fotovoltaico. Diciamo, c'è una certa opposizione da parte di minoranze che nei territori interessati vanno comunque a segnalare delle criticità. Mi viene da dire che da un lato è abbastanza normale che questo avvenga, sono purtroppo le uniche infrastrutture che da molti e molti anni in Italia si fanno e quindi in qualche modo sono quelle che stanno scontando diciamo, l'effetto NIMBY, quello che sia effetto NIMBY, che tuttavia per esperienza specifica, e parlo esclusivamente del settore eolico, è un qualcosa di estremamente limitato nei numeri, ma estremamente importante dal punto di vista della rumorosità, come
è tipico dell'informazione, è ovvio che un'opposizione ha un impianto, fa sempre rumore. Io credo ancora una volta che invece di risaltare l'aspetto dell'opposizione e quindi dell'accettabilità da parte appunto di questi soggetti, andrebbero in maniera più diciamo approfondita analizzati quelli che sono gli elementi che vengono portati all'opposizione di un certo progetto, perché purtroppo qualche volta diciamo queste opposizioni sono strumentali, quindi è bene chiarire quando le opposizioni siano veramente fondate su qualche elemento reale, e piuttosto che quando invece siano soltanto strumentali ad altri fini che diciamo possono essere di diversa natura. Nello specifico per il progetto offshore di cui si parlava... Togni, le invito alla concisione, Togni, prego. Ho quasi finito, credo di avere ancora 5 minuti. Anche meno. Ok, e per esempio l'esempio dell'impianto offshore è assolutamente di cui si parlava, diciamo di esempio, perché è un'idea di progetto che sta iniziando un percorso, e già oggi arrivare a dire che diciamo ci potrebbe essere una criticità quando non si sono ancora espressi chiaramente gli enti preposti a fare le valutazioni specifiche mi sembra un po' prematuro. Concludo allora dicendo: qual è il percorso che dobbiamo mettere giù e quali sono le semplificazioni e gli strumenti che il nostro settore necessita per poter realizzare quegli obiettivi? L'aspetto evidentemente del quadro normativo stabile, fortunatamente l'eolico oggi non ha bisogno di incentivi come è stato per gli anni diciamo passati, ha bisogno di un meccanismo di stabilizzazione del prezzo per il periodo di vita dell'impianto, che è mediamente 20 anni, e quindi questo processo è un processo che dovrebbe consentire di poter far crescere senza ulteriori costi per il sistema. Anzi, avendo l'eolico sviluppato, questo è un elemento di cui ci pregiamo, nel nostro settore, nel nostro paese, un'industria nazionale forte, siamo esportatori di tecnologia, quindi esportiamo tecnologia, turbine all'estero, oltre che installarle purtroppo poche in Italia. Questo è un altro elemento che diciamo connota lo sviluppo del settore anche con gli aspetti occupazionali. Percorso quindi che vada a rimuovere questi ostacoli di carattere normativo e anche a risolvere quelli che sono le criticità da un punto di vista tecnologico, e quindi qua mi riferisco in particolare all'aspetto degli sbilanciamenti per gli impianti da fonte rinnovabile non programmabile, è un qualcosa che chiaramente dovrebbe essere diciamo ancora migliorato rispetto ad alcuni aspetti. L'autorità molto ha fatto in questa direzione e noi l'abbiamo pubblicamente apprezzato, speriamo che un ulteriore passo possa essere fatto, ma in conclusione credo che il nostro settore abbia bisogno soltanto di avere una stabilità e una chiarezza di obiettivi. I numeri non sono altissimi, ma l'importante è che ci venga consentito di farli. Grazie. Grazie, grazie Togni. Io penso che la richiesta di una stabilità normativa che e di una soprattutto di certezza degli investimenti siano degli elementi fondamentali. Penso che ritorneremo sopra anche declinandolo in modo diverso anche con gli altri interventi. Sul tema dell'opposizione locale c'è sicuramente Gattoni che può dare una testimonianza importante. Perché? Perché il segmento del biometano è, dal punto di vista del consenso sociale, è sicuramente uno dei segmenti tecnologici che incontra più fenomeni anche di notizie farlocche, come si può vedere leggendo gli articoli dei miei colleghi sui giornali locali appena nasce un comitato anti biogas, moriremo tutti, ci uccideranno tutti i nostri bambini. Questi sono i titoli che si leggono sui giornali appena viene annunciato un nuovo impianto a biogas. Vorrei sentire Gattoni con la sua testimonianza, grazie. Buongiorno a tutti, grazie Jacopo, ringrazio soprattutto Alessandro Marangoni per l'invito. Raccolgo in apertura la tua sollecitazione e ne approfitto per fare però anche un distinguo. È vero che oggi abbiamo un forte problema sulla
tecnologia della digestione anaerobica rispetto all'accettabilità sociale, è anche vero che questa è relativa soprattutto al mondo dei rifiuti, alla gestione della FORSU. Questo è un dato di fatto. Molto più bassa è quella che diciamo i problemi di accettabilità rispetto a quelli che sono le diciamo tecnologie di digestione anaerobica in agricoltura, che sono quelle che come Consorzio Italiano Biogas rappresentiamo, dal momento che negli ultimi anni si è verificato con abbastanza chiarezza come questa tecnologia, quando inserita perfettamente all'interno del ciclo della produzione agricola tradizionale, come veniva anche sottolineato da Alessandro Marangoni, il ruolo che ha questa tecnologia anche sullo sviluppo della multifunzionalità agricola, problemi non ne crea. Quindi diciamo che c'è un tema sulla produzione di biometano, ma questo mi dà anche l'occasione per ricordare che se vogliamo parlare di scalabilità del gas rinnovabile, dobbiamo pensare che qualsiasi traiettoria venga stimata al 2030 tiene presente che il grande potenziale che noi abbiamo oggi è dall'utilizzo di matrici agricole, siano esse matrici utilizzate da un'intensificazione sostenibile dei suoli agrari attraverso le doppie culture, i residui agroindustriali, gli effluenti zootecnici. Quindi, tornando su questo tema, vorrei dire che ho trovato come sempre molto stimolante l'IREX, la presentazione fatta dal professor Marangoni. Noi partecipiamo all'IREX fin dall'inizio, quando si trattava di capire quanto fosse importante l'approccio che le fonti rinnovabili, energetiche, rinnovabili, elettriche potevano dare al sistema, e noi sappiamo che comunque a fronte di una norma chiara il settore agricolo ha risposto presente, riuscendo nel giro di poco tempo, di 6 anni, a diventare il secondo produttore di biogas, che poi non è altro che biometano trasformato all'interno di un cogeneratore, che viene destinato a un cogeneratore, siamo diventati il secondo produttore europeo. Quindi oggi però vorrei proprio fare una riflessione più puntuale sull'intervento molto stimolante del presidente Beseghini, che ringrazio, perché trovo che oggi noi abbiamo cominciato a ragionare in termini diversi. Oggi non c'è più solo un tema di produzione, come è stato ampiamente detto, c'è un tema di equilibrio, c'è un tema di capire come le diverse fonti possono contribuire a un obiettivo dal 2050, il famoso obiettivo net zero carbon che si è dato la traiettoria europea. E io ho trovato molto stimolante, perché l'abbiamo vissuta in prima persona, questa idea di riferirci a questo momento del Covid come un momento fondamentale per capire che abbiamo davanti la possibilità di fare un piano strategico di medio e lungo periodo in cui si ponga il sistema nelle migliori condizioni, sia da un punto di vista dell'efficienza, dei costi per i consumatori e per il sistema in generale, sia anche in termini dell'efficacia da un punto di vista delle soluzioni a quella che è l'emergenza climatica. Da questo punto di vista la digestione anaerobica rappresenta un po' un ponte tra le due reti, no? Perché in realtà noi oggi siamo collegati alla rete elettrica e contributiamo lì, ma in realtà la nostra produzione potrebbe essere tranquillamente destinata attraverso l'upgrading al biometano, e potremmo quindi in qualche modo garantire sia una parzialmente o in misura parziale, però comunque contribuire al greening della programmabilità, e dall'altra parte essere un elemento importante per il greening della rete del gas, altra rete strategica se si vuol pensare attraverso questa connessione e il ruolo che ARERA sta avendo di interlocutore tra i due mondi delle TSO è fondamentale in questo senso, per poter avere un obiettivo di sistema sempre più efficiente. Dal nostro punto di vista è proprio lo studio lancia poi altri temi che sono stati presentati anche dall'intervento di Beseghini, il tema della ricerca, il tema della possibilità che questa di organizzazione di questo nuovo sistema, il sistema della rete gas sta oggi affrontando quello che la rete elettrica ha affrontato tanto tempo fa, quindi sicuramente c'è un obiettivo di sistema. E la nostra idea è che è necessario innanzitutto cercare di ridurre ovviamente cercare di
rendere possibile l'accesso a questi nuovi pozzi che sono necessariamente decentralizzati, perché il biometano viene prodotto in maniera efficace e sostenibile da un punto di vista della produzione se è decentralizzato e a misura dei singoli territori. Allora bisogna trovare il modo di ridurre o comunque rendere efficienti i costi di connessione alla rete del gas. Dall'altra parte c'è un tema di mercato, prima che ancora un tema di livello di supporto, perché il Covid ha dimostrato come solo i trasporti siano un mercato che è comandato dalla domanda, che non garantisce quella possibilità di crescita coerente con quelle che sono le potenzialità. Quindi mi ha fatto molto piacere che ci sia stato un richiamo importante al tema degli usi industriali, ai settori di difficile elettrificazione, perché seppur vero che noi come CIB, partecipando anche al dibattito europeo, sappiamo che l'idrogeno è una tecnologia che potrà avere una prospettiva al 2050 importante, ma è vero che al 2030, al 2035 è il biometano dove sta la grande potenzialità di emissione, e quindi aprire anche a questo mercato potrebbe garantire quel booster che abbiamo bisogno in questo momento per dare alla nostra industria un piano di sviluppo importante, tenendo conto che sicuramente la componentistica in tutto il settore delle rinnovabili è una prerogativa italiana, ma il nostro è un settore che mette insieme due grandi eccellenze del Made in Italy, l'agroindustria e il mondo del gas naturale. Quindi abbiamo oggi veramente dei campioni a livello internazionale di fornitura anche di tecnologie finite, dalla cogenerazione all'upgrading alle forniture di sistema. Quindi da questo punto di vista io penso che questo sia un momento molto importante, questa riflessione dell'IDEX arriva anche in un momento molto importante di riflessione con gli stati generali, le iniziative che il governo dovrà prestare per il rilancio del paese, e trovo che l'unico modo in cui noi un modo auspicabile che noi pensiamo possa essere portato avanti per nei prossimi giorni sia quello di fare ognuno la sua parte, il mondo dell'associazionismo, il mondo dell'imprenditoria, dando delle proposte di sistema che abbiano una loro coerenza, il mondo della politica, il mondo delle strutture, cercando di dialogare e capire quali sono le soluzioni comunque che devono avere una visione di medio e lungo periodo, perché se è importante avere se c'è un tema di accettabilità, è anche vero che insomma avere poi problemi di attuazioni sulle singole misure che richiedono 2 anni per poter essere concretizzate, anche questo è un problema che viene ancora prima dell'accettabilità, perché io prima di autorizzare un impianto devo sapere quali sono le matrici che posso utilizzare, non posso aspettare 2 anni per capire se una matrice è utilizzabile o non utilizzabile. Allora in questo contesto io penso che oggi sia necessario che tutti si assumano una grossa responsabilità e si facciano i passi coerenti per alla fine promuovere uno sviluppo che nel nostro caso ha un'altra grande ricaduta, che giustamente la nostra interlocuzione con Alessandro Marangoni in questi anni ha permesso di implementare, cioè il fatto comunque che la digestione anaerobica non è solo una bioenergia, non è solo energia elettrica o biometano, è anche un fattore importante per promuovere l'agroecologia del settore primario e quindi permettere a un settore così importante di passare da parte del problema a una parte irrinunciabile della soluzione. Grazie Gattoni. Lo spunto dei tempi è fondamentale. Se Simone Togni è ancora in ascolto, sicuramente, vorrei che mi facesse un cenno sull'importanza dei tempi. Perché? Perché nel segmento eolico l'evoluzione tecnologica è così rapida che è condizionante per i tempi. Quindi prima che è condizionante per la velocità dell'investimento. Quindi prima di De Girolamo, se Togni ha un istante per confermare questo dettaglio. Non solo lo confermo, ma è un po' la base di una delle nostre proposte di semplificazione che prevede per gli impianti nuovi capace possibilità di semplificare il percorso autorizzativo rendendo i tempi più certi. Oggi un impianto eolico mediamente viene autorizzato nei 5 anni
parlo di media di percorso autorizzativo, chiaramente si arriva fino a 9, e è evidente a tutti che in 5 anni la tecnologia che si mette all'inizio del progetto, all'interno del progetto stesso, sarà obsoleta quando avremo avere l'impianto. Quando avremo l'impianto non potremo andare a modificare la tipologia di turbina, perché questa viene ritenuta all'interno delle attuali normative di autorizzazione una modifica sostanziale, quindi dovremmo riniziare l'iter di autorizzazione. Questo vale sia per gli impianti esistenti, banalmente quello che si chiama repowering, noi oggi non lo possiamo fare perché altrimenti cadiamo dentro un meccanismo di blocco della possibilità di incentivazione che diciamo una norma, lo spalma incentivi qualche anno fa introdusse e che evidentemente oggi è anacronistica e va superata. Dall'altra parte gli impianti autorizzati esistenti devono poter modificare le turbine per essere diciamo realizzati con dei criteri oggettivi che noi chiediamo. Banalmente basterebbe trovare un meccanismo che definisca non sostanziale, anche qua c'è un decreto che aspettiamo dal 2011, il tipo di intervento, e come diceva Gattoni, se noi sappiamo all'interno di una lista di controllo con quale tipo di intervento possiamo realizzare una modifica che non sia di impatto complessivo, ma anzi l'auspicio evidentemente è che ci sia una riduzione di impatto, perché se io levo 5 turbine e ne metto 2 è evidente che da un punto di vista paesaggistico andrò a fare un aspetto diciamo positivo e non negativo. Quindi assolutamente sì, per noi i tempi e le modalità di rinnovamento delle autorizzazioni sono assolutamente fondamentali. Grazie Togni. De Girolamo, l'esperienza di una società molto legata al territorio, la CVA, prego. Sì, buongiorno a tutti, ringrazio il professor Marangoni per l'invito e mi aggiungo i complimenti per il report IRES che come di consueto è ricco di dati e di spunti interessanti di riflessione. Io vorrei a questo proposito portare due spunti visti dall'angolazione di CVA, operatore Pure Green, che produce tutta la sua energia da fonti rinnovabili, prevalentemente da impianti idroelettrici, ma anche da impianti fotovoltaici ed eolici. Il primo spunto riguarda chiaramente la nostra attività più core business, quindi gli impianti idroelettrici. Volevo fare così una panoramica della situazione dell'idroelettrico in Italia in questo momento. Volendo sintetizzare in maniera molto rapida, visto che il tempo non ci consente di dilungarci troppo, ci sono tre punti principali su cui vorrei focalizzare l'attenzione di chi ci ascolta. In Italia ci sono oltre 4.000 impianti idroelettrici, ma teniamo conto che impianti sopra i 10 megawatt, di potenza sopra i 10 megawatt, sono circa il 9% di questa quantità. Però questo 9% di impianti produce oltre il 75% dell'energia che ogni anno viene prodotta dall'idroelettrico e ha una potenza che supera l'80% di questi impianti. Questo perché lo dico? Perché questi sono gli impianti che attualmente sono soggetti alla normativa che impone le gare per il rinnovo delle concessioni, e questi sono gli impianti che hanno anche un'età media più elevata. L'età media di questi impianti supera i 50 anni. Noi abbiamo alcuni impianti che hanno compiuto il secolo di età. E quindi è evidente che pur avendo avuto adeguati revamping durante la loro storia, potrebbero avere o beneficiare di investimenti mirati alla loro migliore efficienza e il miglior sfruttamento della risorsa idrica. Il terzo punto è che la normativa italiana in cui ci troviamo ad operare è completamente in un momento di difficoltà, se vogliamo così sintetizzarlo. C'è un corpo normativo complessissimo che deriva da un regio decreto del 33, ma sostanzialmente ad oggi ci troviamo nella situazione paradossale
di essere l'unico Stato in Europa che ha messo in gara le proprie concessioni. E quindi c'è una grande disuniformità e disomogeneità fra le normative dei vari Stati. Questa situazione, che vede una parte degli impianti idroelettrici con concessioni già scadute in prorogazione, una parte con la scadenza che si avvicina sempre di più, si parla del 2029, e queste regole non chiare, ha comportato un totale blocco degli investimenti su questi impianti. C'è uno studio proprio redatto da Altesis un paio di anni fa che ha ipotizzato, a fronte di una policy che consenta agli investitori di ritornare ad investire, investimenti sbloccabili nel giro dei prossimi anni in Italia dell'ordine di 8 miliardi di euro. Oltretutto da qui al 2030, visto che l'idroelettrico è considerato e rimane lo zoccolo duro delle fonti rinnovabili, c'è disegnato uno scenario che, a fronte di una policy che spinga di nuovo a investire, oppure a una policy invece che rimanga statica come questa, una differenza di produzione annua che può arrivare a oltre 10 terawattora. E quindi è evidente l'impatto anche dal punto di vista degli obiettivi, del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili, è estremamente importante. Ecco, io ritengo che in un momento come questo, in cui stiamo cercando con grande difficoltà di uscire da una crisi sanitaria che si porta inevitabilmente a una crisi economica molto importante, ci sia veramente un'occasione imperdibile per provare a rinegoziare il rinnovo di queste concessioni, perché a fronte di un rinnovo di concessioni, operatori come CIVA, ma come tutti i grandi operatori nel mondo idroelettrico, avrebbero la capacità di investire senza bisogno di aiuti esterni. Quindi si sta parlando chiaramente a livello nazionale di attingere e di ricevere aiuti a livello europeo o a livello nazionale per rilanciare l'economia. Ecco, in questa situazione ci sarebbe la possibilità di rilanciare una parte dell'economia considerevole, perché tra l'altro quei 7-8 miliardi comporterebbero l'utilizzo di operatori economici locali del territorio italiano senza bisogno di sovvenzioni esterne. E questo ritengo sia un punto fondamentale da porre all'attenzione dei nostri policy maker. Oltretutto, molti di questi revamping potrebbero anche avvenire migliorando non solo la sicurezza e la resilienza dei nostri impianti, ma anche la produzione, in quanto molti di questi impianti idroelettrici erano nati all'inizio del secolo sul fabbisogno di installazioni manifatturiere eseguite in loco, e quindi non erano stati dimensionati per sfruttare al meglio le risorse idriche disponibili. E quindi studi che abbiamo noi al nostro interno consentirebbero di aumentare la produzione pur migliorando l'impatto ambientale, quindi andando a migliorare quello che è il deflusso minimo medio, il deflusso medio vitale, minimo vitale o deflusso ecologico medio annuale, in quanto si potrebbe sfruttare meglio la risorsa. Anche qui ci sono delle difficoltà normative, perché vi faccio un esempio. L'autorità del bacino del Po ha previsto delle linee guida, il cosiddetto metodo ERA, che impone dei limiti che sono definiti più per grandi corsi d'acqua come il Po ad esempio, e meno per impianti di montagna, dove la risorsa idrica viene utilizzata concentrata in un piccolo periodo annuale. Ad esempio, per le nuove concessioni viene chiesta imposta una potenza massima che sia minore o uguale della potenza media annuale. Capite bene che in un impianto di montagna questo pregiudica qualsiasi nuova realizzazione. Il secondo spunto che mi interessava porre alla vostra attenzione è legato a quanto si parlava prima relativamente alla necessità di flessibilità del sistema e le difficoltà di bilanciamento della rete.
difficoltà che è evidente saranno sempre più marcate nei prossimi anni all'aumentare del peso specifico delle fonti rinnovabili non programmabili sul mix energetico nazionale. Ecco, vi porto così un'esperienza vissuta di recente, correlata alla crisi sanitaria, quindi all'emergenza sanitaria, che portando una riduzione improvvisa dei consumi ci ha fatto così vivere una situazione in anticipo rispetto a quello che potrebbe accadere fra qualche anno. Per la prima volta nella storia di CIWA, oramai storia ventennale, il 24 maggio ci è stato richiesto da Terna nelle ore centrali di quella domenica non solo di ridurre gli impianti che normalmente partecipano al dispacciamento, ma di portare a zero tutta la produzione del nostro gigawatt di potenza. Ecco, questa è stata una sorpresa, una cosa mai avvenuta, correlata sicuramente a una grande quantità di acqua in questo periodo, a una riduzione dei consumi e anche a una situazione geografica limitrofa analoga, mi riferisco alla Francia, alla Svizzera, che però non era mai avvenuta. È stata un'anticipazione di quello che probabilmente avverrà senza strappi o accelerazioni come in una crisi, ma sicuramente ci deve fare riflettere sull'importanza che ci sarà nei prossimi anni di accelerare gli investimenti in quelle tecnologie o quelle nuove modalità di interfacciarsi verso la rete su cui tutti gli operatori si stanno impegnando, e vale a dire lo storage con sistemi elettrochimici. Ricordo che attualmente l'unico storage di grandi dimensioni completamente rinnovabili è quello dei bacini idroelettrici, e qui c'è un tema anche sul pompaggio, e ad esempio altri sistemi di partecipare al dispacciamento ampliando diciamo la possibilità di partecipare a questi servizi anche all'aggregazione di piccoli produttori e consumatori resa possibile da tecnologie digitali più evolute. Ecco, questi sono i due spunti che mi sentivo di portare alla vostra attenzione dal lato di angolazione della nostra società. Grazie De Girolamo. Gli spunti sono molto interessanti, sfiorano anche dei temi sociali molto ampi. Faccio un esempio, come le tecnologie digitali cambieranno il mondo dell'energia. È stato molto interessante, qualche tempo fa, un attentissimo analista del settore delle rinnovabili, che voi conoscete, che è GB Zorzoli, durante una presentazione aveva detto con grande sconcerto e con grande stupore di essersi accorto che l'introduzione del 5G cambierà in modo sconvolgente il segmento dell'energia. Il 5G che incontra anch'esso, come abbiamo visto prima per altri settori energetici, il 5G che incontra quelle contestazioni sociali spesso più per motivi di paura del nuovo, di misoneismo come si dice tecnicamente, più che per i contenuti tecnici o scientifici reali di questa tecnologia. Parola a Tony Volpe, FAIC, un'azienda che ha cominciato, ci diceva De Girolamo, dalla sua esperienza, ha cominciato proprio con il settore idroelettrico, storicamente, con il settore idroelettrico per alimentare, parliamo di 100 anni fa, per alimentare un'attività industriale pesante e ad alta intensità energetica, e che nel tempo ha cambiato ampliando il suo orizzonte non solo su tecnologie diverse ma anche su aree territoriali diverse. Volpe, prego. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Ma dunque, io anche per una questione di tempi volevo fare magari alcuni commenti un po' veloci su alcuni punti toccati. Uno era quello sicuramente dell'abilitazione, o comunque di far sì che le rinnovabili riescano a dare un po' più della sola energia
al sistema elettrico, cosa che è sicuramente tecnicamente fattibile. È chiaro che bisogna far sì che le regole diciamo, aprano un po' il terreno alle rinnovabili, cioè siano non, in qualche modo non le lasciano fuori facendoli fare molto di meno di quello che tecnicamente potrebbero fare. Cioè noi spesso troviamo che ci sono una serie di vincoli dove si vede che le regole non sono state adattate al mondo delle rinnovabili, ma non è un tema di tecnologia o di capacità, è solo un tema di regole. Devo dire che noi in realtà siamo stati tra i pochi, credo, a bidare nel mercato del capacity 2023 con dei progetti ibridi solare più batterie e con un buon risultato, nel senso che poi ci siamo qualificati, per cui dal nostro punto di vista la strada è assolutamente quello della, come dire, aumentare questa capacità di dare servizi. Le rinnovabili di fatto andranno a sostituire, come abbiamo già visto in questa fase di crisi che è stata un po' una finestra sul futuro, le altre fonti energetiche, per cui come dire, è del tutto normale che una serie di servizi le riescano a dare. Notiamo che altri sistemi regolatori sono molto più veloci ad adattarsi. Non lo so, nel Regno Unito, in questo periodo di crisi, rapidamente si è riusciti a far sì che alcuni impianti eolici, la maggior parte degli impianti eolici che partecipano, che non partecipavano al sistema di regolazione, quindi al balancing mechanism, in realtà abbiano potuto partecipare a quella che è una regolazione a scendere. Insomma, rapidamente è stato messo su un sistema di bidding, si è fatto e oggi stiamo partecipando a un mercato del tutto trasparente e competitivo per quanto riguarda quel tipo di servizio. Quindi a volte devo dire che sono un po' perplesso, diciamo, rispetto alla lentezza con cui insomma, si riesce a un po' a seguire quelli che sono i trend tecnologici. Il secondo punto che volevo sollevare è transizione energetica, si è citata più volte, l'obiettivo italiano insomma, è comunque ambizioso, almeno quello presentato nel PNIEC, è chiaro che i risultati delle prime aste non puntano in quella direzione, anche lì ci vuole un po' di flessibilità, è chiaro che nelle aste si evidenzia un problema di offerta di progetti rinnovabili per via, come già discusso da altri, anche della lunghezza dei tempi. Abbiamo un'enorme potenzialità e anche, secondo me, una pipeline di progetti solari in Italia che sta crescendo, non si vede perché continuare a limitare la possibilità ai progetti solari di bidare in asta. Oggi è limitata dal fatto che i progetti sul terreno agricolo in asta non ci possono andare, però possono essere, sono, come abbiamo visto, progetti che invece assicurano contratti assolutamente competitivi sul mercato a clienti industriali, come si è visto anche dai primi PPA firmati sul mercato. Non si capisce perché non vogliamo aumentare l'offerta. Aumentare l'offerta, proprio tornando anche al punto della sostenibilità e dell'accettabilità sociale, evidentemente concorre ad abbassare quello che è il prezzo che si forma sul mercato e quindi evidentemente migliora anche il tema dell'accettabilità, almeno di quanto il sistema debba in qualche modo eventualmente sopportare questi contratti, posto che sono oggi contratti per differenza, che poi è tutto da vedere che debbano ricevere in qualche modo un premio, è molto più probabile che nel futuro lo debbano dare. Terzo elemento è quello della riforma del mercato elettrico, si era discusso anche penso l'altra volta, nell'altro tavolo. Noi in realtà riteniamo che proprio questo periodo di crisi abbia mostrato moltissimo quelli che sono i limiti proprio di disegno dell'attuale mercato elettrico, che come sappiamo determina un prezzo basato sostanzialmente sul costo variabile del gas naturale, che non ha nulla a che vedere con il costo industriale delle rinnovabili, per cui bisognerebbe accelerare questa riforma. Evidentemente ci sono anche tanti esempi in giro per il mondo di alternative, sicuramente si può ragionare anche su sistemi più simili a quello spagnolo, che ricorda un sistema in qualche modo legato a una RAB, oppure si possono sicuramente ricordare
sistemi, quelli americani, che invece spingono molto di più nel creare un target, quindi uno standard di acquisto di rinnovabili sulla domanda. Questo non è più un tema di discussione teorica, è un tema, come dire, che va reso assolutamente pratico e che va accelerato, evidentemente, altrimenti l'obiettivo 2030, senza neanche cominciare a pensare all'obiettivo 2050, secondo me, è molto difficile da raggiungere. Quindi io direi, con questi tre punti, come recupero un po' di tempo, forse che siamo un po' avanti col calendario, ma insomma mi sembrano punti comunque abbastanza rilevanti, almeno per noi, e faccio un ultimo commento: il tema dell'accettabilità sociale dei progetti vuol dire anche però condivisione del valore creato dai progetti con le comunità. È evidente che oggi, tutto sommato, la percezione di un progetto rinnovabile è visto come qualcosa che toglie e dà poco alla comunità. Evidentemente bisogna ragionare su modelli più inclusivi che diano anche valore vero alle comunità in cui i progetti sono. È un modello che Falcon Nuovo ha perseguito dall'inizio in Scozia, che abbiamo recentemente tra l'altro anche trasportato e adattato in Norvegia, in Svezia, e quindi ragioniamo anche di farlo con i giusti adattamenti anche in Italia, ma è evidente che bisogna avere un'energia più inclusiva se si vuole aumentare la presenza di impianti sul territorio, che è l'unica strada peraltro per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Grazie, grazie Volpe. Intanto, se come alcuni avranno potuto vedere, ci sono diverse domande, in parte anche per De Girolamo. Se volete rispondere per iscritto alle domande che vedete comparire sulla sezione question and answer, per esempio i pompaggi, che cosa servirebbe per sbloccare i pompaggi? Altra domanda che abbiamo letto: la capacità di investimento delle aziende e come la capacità di investimento può interagire con le acquisizioni, merger acquisition. Se le persone che hanno già risposte, c'era anche una domanda sulla geotermia, se ci sono già delle risposte cui rispondere da ciascuno di noi per iscritto e dare delle indicazioni ai nostri spettatori, si può dare un contributo al dibattito. Io vorrei adesso Simone Mori con la sua esperienza anche molto importante di relazioni istituzionali che ha avuto in questi anni, per cui il rapporto con le istituzioni, un rapporto molto forte, molto di grande dialogo. Prego Simone. Sì, grazie Jacopo, buongiorno. Sì, di grande dialogo, sicuramente abbiamo dialogato molto, diciamo. Poi i risultati non sono sempre quelli che uno potrebbe attendersi, non so, questo è un discorso lungo. Ma grazie, siamo un po' in ritardo, quindi cerco di concentrarmi su un punto specifico. Tu citavi poc'anzi il nostro comunicato stampa di oggi, non è il primo, ne abbiamo emanati credo a dozzine nell'arco di questa mia presidenza, e credo che anche il futuro presidente avrà modo e tempo di cimentarsi con grida di dolore rispetto alla problematica dei processi autorizzativi. Mi concentro su questo perché credo che sia un tema particolarmente attuale. Adesso Alessandro ci ha fatto vedere molto bene l'analisi generale, diciamo, ad ampio perimetro della situazione del nostro sistema elettrico, ma se la conosciamo, credo che l'Italia, che non sia, che è un paese, diciamo, tradizionalmente e culturalmente non particolarmente propenso alla pianificazione, si è dotata negli ultimi anni di un numero di piani strepitoso, non solo per quanto riguarda il settore elettrico. Vedete che anche nei dibattiti recenti sul recovery, sul post-Covid, non so, si parla molto di piani, ci sono un sacco di piani, ci sono un sacco di belle idee. E oggi credo che sia, mai come prima, non è un tema cronico, ma oggi è veramente acuto ed evidente davanti agli occhi di tutti il totale gap, la totale discrasia che c'è fra la generale consapevolezza di quello che va fatto
e la totale inadeguatezza degli strumenti per fare quello che va fatto. Direi che mai come oggi, questa cosa è chiara, non riguarda purtroppo, o per fortuna magari, perché guardarsi che questo ci aiuti a superare il problema, non riguarda solo il settore elettrico energetico delle infrastrutture, riguarda un po' tutto. Cioè, quando noi ci troviamo a leggere sui giornali di dibattiti fra governo, regioni e giudici, autorità giudiziaria, sulla allocazione di responsabilità per decisioni veramente primarie, no? Rispetto al funzionamento di un paese, beh, capiamo che c'è un problema grave che va risolto, ma va risolto, ripeto, per il paese, non solo per fare il PNIECO, per risolvere o per arrivare alla fine di un processo di carbonizzazione. Noi credo che abbiamo un piano bellissimo, cioè quello che dobbiamo fare è bellissimo, bellissimo per il paese, bellissimo in un'ottica europea. Abbiamo la possibilità di lavorare utilizzando finanziamenti europei ad ampio stretto, non tanto sul tema delle rinnovabili, dove fatalmente tutti gli investimenti rinnovabili seguono delle logiche diverse, ma insomma c'è certamente la disponibilità di risorse finanziarie. E faccio una piccola parentesi sul tema europeo. Non è stato, secondo me, adeguatamente spiegato dalla stampa un passaggio importante, abbastanza rivoluzionario, Jacopo, dell'approccio che la Commissione europea, quindi fra virgolette legge la Commissione europea a trazione tedesca e la Germania, hanno cercato di dare al cosiddetto Next Generation Fund, no? Il cosiddetto Recovery Fund, dove per la prima volta nella storia d'Europa si mettono a disposizione un sacco di soldi, perché parliamo di quattrini che sono, io ho fatto fare un calcolo attualizzato, non sono sicuro dei risultati, comunque sostanzialmente parliamo di qualcosa che è un multiplo del piano Marshall, sono veramente tanti soldi, se mai il dibattito in Consiglio europeo andrà a finire bene, tutto quanto abbiamo letto nei giornali dopo il Consiglio giovedì. E l'allocazione di questi soldi non è discriminata dal rispetto di oscuri parametri finanziari, ma è esclusivamente correlata a due cose. Uno, a degli obiettivi di miglioramento del sistema economico industriale della società nei quali questi denari verranno allocati. Decarbonizzazione, digitale, lavoro qualificato. Due, all'esistenza in questi paesi di un sistema di governance amministrativa che consente effettivamente di spendere questi denari in modo efficiente e non di sprecarli. Poi, se e come la Commissione riuscirà ad imporre ai paesi il miglioramento delle proprie procedure amministrative, è un altro paio di maniche, sarà una strada molto in salita. Però è un passaggio, secondo me, epocale, perché l'Europa si rende conto che se noi possiamo mettere a disposizione un'enorme quantità di risorse finanziarie, di capacità di investimento, tutte le imprese rappresentate intorno a questo webinar hanno certamente capacità finanziarie e tecnologiche per dare un contributo fondamentale anche in tempi molto rapidi. Noi come associazione abbiamo fatto dei conti su quanto potrebbe essere mobilitato nel prossimo biennio, 2 o 3 anni, ma parliamo di decine di miliardi di euro semplicemente attraverso processi di semplificazione, senza, cioè abbassando le barriere, non attraverso strumenti di promozione attiva degli investimenti. Però è chiaro che oggi i vincoli che ci troviamo di fronte sono totalmente insormontabili. Tony menzionava prima la questione dei tender rinnovabili, no? Allora, io uno dei punti fondamentali di questi anni di dibattito con il governo è stato: ripartiamo con le aste per le rinnovabili, con CFD rinnovabili. Perfetto. Quando sono usciti gli scaglioni abbiamo detto, vabbè certo, non è tanta roba, anzi è poco, bisognerebbe fare di più, poi il lungo dibattito, se bisognava fare la curva lineare, la curva esponenziale, no? Dibattito molto sofisticato. Alla fine ci siamo resi conto che pur comprando la cosiddetta curva esponenziale, cioè una curva in cui si investe un po' meno nei primi anni per investire più negli ultimi anni del decennio, 2020-2030, per avere più leva sul miglioramento di efficienza tecnologica, le prime aste, i megawatt, erano relativamente modesti, noi le abbiamo saturate, non le abbiamo saturate perché non ci sono i progetti dentro. Veniva citato prima il tema, quello surreale, delle concessioni idroelettriche, che rappresentano, oltre a una, ormai a un cronico ritardo nella capacità di mettere a terra investimenti, l'esempio massimo di un conflitto istituzionale continuo e irrisolvibile fra
fra enti locali e autorità centrali dello Stato. Abbiamo un sistema che è cronicamente, diciamo, costruito per indurre gli amministratori pubblici a non prendersi responsabilità, nemmeno quelli, diciamo, di più buona, di maggior buona volontà. Un sistema dove tutti possono dire di no e nessuno può dire di sì. Appunto, l'esempio che abbiamo citato stamattina nel nostro comitato stampa è un esempio classico nel quale tu hai un conflitto fra diversi organi, in questo caso quasi peraltro tutti dello Stato centrale, cioè diversi ministeri, nel quale qualcuno dice di no a qualcosa che ha già stato approvato da chi è l'owner principale del processo. È chiaro che con questa strumentazione non andiamo da nessuna parte. Ma ripeto, purtroppo, forse per fortuna, perché questa sarà la spinta che ci consentirà di cambiare, questo non riguarda solo il sistema energetico, riguarda il paese nel suo complesso. Si parla molto del modello Genova, insomma, il modello Genova non è un modello, diciamo, astratto, è un modello molto concreto in cui tu, per riuscire a combinare qualcosa, devi superare un sistema paralizzante di decisione centrale e periferica, nel quale tutto sommato c'è una grande difficoltà a mettere mano. Io credo sia nostro dovere dirlo forte, con grande forza, perché oggi questo è il vincolo fondamentale del paese. Dobbiamo dirlo in modo anche, cioè, cercando, sforzandoci di entrare nel merito delle cose, perché altrimenti rischiamo di essere un po' a livello di enunciato. Bisogna anche provare a spiegare cosa può essere migliorato. Un esempio fra i tanti, Jacopo, che conosci bene, cioè se tu parli con rappresentanti di qualunque forza politica, ti dice che almeno per quanto riguarda il settore energetico, la riforma del titolo quinto della Costituzione è stata una cosa deleteria. Non c'è, a me non è mai capitato in tanti anni che lavoro e che dialogo con le istituzioni, trovare qualcuno che dicesse no, è giusto costruire così il titolo quinto della Costituzione. Poi sono quelle tematiche che nel nostro paese, politicizzandole al massimo, quando poi toccarle non ci riesci. Ora, io credo, ripeto, che sia il nostro dovere, imprese, associazioni di impresa, media più avveduti, che questo tema venga rappresentato nella sua forma più precisa e definitiva. Noi adesso non faccio uno spot per la nostra iniziativa, ma lo faccio, domani abbiamo un'iniziativa proprio in questo senso. Abbiamo provato a mettere insieme autorità centrali e territoriali, cercando di fare una ricerca specificamente sulle rinnovabili, partendo dal basso, provando a raccogliere e a censire esempi di buona e cattiva governance amministrativa a livello locale, per provare quantomeno a dire, ma cerchiamo con grande concretezza di capire cosa funziona e cosa non funziona, perché questo oggi è il dice, cioè noi sappiamo perfettamente cosa dobbiamo fare, abbiamo tutte le risorse per farlo, abbiamo un quadro internazionale straordinariamente positivo che ci chiede di andare esattamente in quella direzione e mette a disposizione un sacco di soldi per andare in quella direzione. Beh, buttare via questa occasione per incapacità, diciamo, di cucinare le linee interne o ancora peggio, diciamo, per difendere i piccoli orticelli di potere amministrativo, francamente sarebbe deleterio. Dobbiamo lavorare insieme per riuscire a farcela. Grazie. Grazie Mori. L'efficienza nello spendere, l'efficienza nel realizzare ciò che si progetta è forse una delle grandi malattie dell'Italia, non solamente nel segmento energetico. Luca Marchisio, l'uomo dell'alta tensione, abbiamo accennato a diversi temi, al triterminale e alla capacità di investimento e problemi con il territorio. Prego Marchisio. Grazie Jacopo, buongiorno a tutti. Ma io comincerei dando un rapido commento su un tema che è stato discusso già in precedenza, ovvero sia l'impatto del Covid sulla gestione del sistema elettrico.
Abbiamo visto in questi giorni il report del mese di maggio, uscirà a breve, che nel mese di maggio l'Italia ha raggiunto il suo record assoluto di penetrazione di rinnovabili nella domanda. Abbiamo raggiunto il 51,2% medio in tutto il mese di maggio, quindi un numero veramente notevole se consideriamo che il target 2030 rinnovabili sull'anno è 55%. Del resto i picchi orari o giornalieri che abbiamo raggiunto in questi mesi non sono stati gli unici nel loro genere, in quanto già in anni precedenti, già da 7-8 anni a questa parte, il sistema paese raggiunge in certe ore valori di penetrazione delle rinnovabili anche superiori al 90%. Quello che è stato nuovo di questo periodo è che questa penetrazione di fonti rinnovabili si è tenuta molto elevata per un periodo continuo, per un lungo periodo, per 2-3 mesi appunto, non solo nei giorni festivi o festività infrasettimanali come eravamo abituati, ma anche appunto durante i giorni feriali per la riduzione della domanda. Chiaramente questo incremento di penetrazioni rinnovabili è causato dalla riduzione dei consumi, il denominatore diminuisce, il numeratore rimane costante, e quindi la frazione aumenta. Abbiamo visto nella seconda settimana d'aprile il massimo storico di riduzione della domanda 24%, dopodiché la domanda ha ripreso il suo recupero e adesso siamo fermi su -6-7% rispetto ai valori antecrisi, e speriamo, siamo tutti con le dita incrociate, speriamo che mano a mano si riesca a recuperare prima possibile i valori antecrisi. Quindi il sistema ha retto, ha funzionato in modo corretto, siamo riusciti a gestire chiaramente il sistema Italia facendo ricorso ad una serie di azioni che sono state la limitazione della capacità di importazione quando necessario, che sono state in alcuni casi il taglio delle rinnovabili proprio quando è stato necessario, solo nelle condizioni quando non c'erano altre possibilità, e il ricorso al mercato dei servizi per garantire una serie di cose che poi hanno impattato sull'uplift che abbiamo visto. Per garantire un esercizio strutturale sistematico, quindi di un sistema elettrico con il 55-60-65-70% di rinnovabili intermittenti, occorre un pacchetto di cose che sono state dette tutte questa mattina e che vorrei riepilogare molto brevemente. La prima è ovvia, sono gli investimenti in infrastrutture di rete, sia del mondo della trasmissione ma anche nel mondo della distribuzione, e questo è il nostro compito istituzionale di concessionari, ma a fianco a questo è necessario che le risorse ci siano. Quali sono le risorse che servono perché il sistema nel suo complesso funzioni? Primo, le rinnovabili, ça va sans dire, ovvio. Secondo, la capacità termica a gas efficiente e rapida che serve come backup alle rinnovabili, serve e servirà sempre di più come backup alle rinnovabili. Terzo, gli accumuli. Sugli accumuli si dice tanto, vorrei chiarire la differenza concettuale che c'è tra gli accumuli di cui parliamo noi, gestori del sistema elettrico, che sono accumuli meccanici o elettrici, quindi sono oggetti che hanno una capacità di assorbire l'energia e poi di restituirla sotto forma di elettricità, con una flessibilità che è di natura essenzialmente giornaliera, settimanale, tant'è che nei paper europei si parla sempre di più di daily flexibility, che è il primo vero fabbisogno del sistema elettrico e che è la diretta ed ovvia conseguenza del solare, che ha una ciclicità giornaliera. Per far fronte al solare, alla sua fortissima generazione nelle ore del pomeriggio e alla sua rapidissima scomparsa nelle ore della sera quando però il carico sale, serve questo tipo specifico di flessibilità, che è una daily flexibility, dove io devo prendere energia il pomeriggio e rispararla nel sistema elettrico la mattina e la sera. Poi ci sono altri tipi di accumuli di lungo termine, accumuli stagionali, idrogeni e cose varie, ma qui stiamo parlando di questo specifico tipo di accumuli. Per queste tre risorse sono caratterizzate tutte da un punto di vista economico-finanziario, sono molto simili, hanno bisogno di un forte investimento di capex iniziali, dopodiché la parte di opex e la parte di ricavi variabili è relativamente bassa, quindi c'è un forte rischio
connesso all'investimento, perché i tempi di ritorno di questi investimenti sono lunghi e sono tutti capex. Un tempo non era così per la capacità termica convenzionale a gas, ma nel futuro sarà sempre più così, perché questi impianti devono essere costruiti per rimanere spenti o per essere utilizzati solo come backup delle rinnovabili. In tutti e tre i casi, quindi, la soluzione è quella di garantire agli investitori dei segnali di prezzo che gli permettano di investire i propri soldi o di farsi prestare i soldi da chi glieli dà, sapendo che gli tornano, con dei segnali di prezzo adeguati. Questo è quello che è stato fatto col capacity market, di cui siamo, per il nostro ruolo che abbiamo avuto nello sviluppo del capacity market, molto fieri, perché almeno questo primo passo fondamentale è stato fatto. Questo è quello che deve accadere con le rinnovabili per supportare lo sviluppo delle rinnovabili, e questo è quello che deve accadere con gli accumuli. È stato detto che le aste del capacity market non hanno contribuito più di tanto allo stimolo degli accumuli. Diciamo che è vero in parte, perché comunque ricordo che in esito al capacity market ci sono aggiudicati oltre 200 megawatt di nuova capacità di accumulo elettrochimico, che è un numero di tutto rispetto, considerando che le aste hanno tempi di delivery 2022-2023 e che invece la maratona che stiamo correndo è una maratona che ci deve portare al 2030 con 6 gigawatt tra elettrochimici e pompaggi utility scale. Quindi il numero è di tutto interesse. Cosa diversa è il tema degli accumuli a pompaggio, che sono impianti che hanno un capex per megawatt 2-3 volte superiore a quello degli accumuli elettrochimici, che quindi hanno dei tempi di ritorno degli investimenti che non sono più i 10 anni, 6 anni, 8 anni, 10 anni di un impianto elettrochimico, ma 30, 20, 30, 40, 50 anni, e che quindi hanno bisogno necessariamente di dei segnali di prezzo di lungo termine, e questa è la direzione su cui si sta lavorando. Senza questo è difficile che si investa in accumuli, considerando che si viene da un sistema dove ieri gli accumuli pompavano di notte e producevano di giorno. Noi stiamo immaginando un 2030 in cui lo stesso oggetto, l'accumulo, farà esattamente il contrario: pompa di giorno e produce di notte. Siccome natura non facit iatus, anche in questo caso si deve passare da una situazione che è vicina allo zero, perché siamo qua sopra, andremo qui sotto, in mezzo si passa in una situazione in cui gli accumuli si usano poco, che è la situazione di oggi, o meglio quella di qualche anno fa, in cui la quantità di rinnovabili presenti nel sistema elettrico normalmente smussa la curva di carico e alla fine non serve tutta questa quantità di accumulo, perché si appiattisce il carico. Questa è la situazione in cui siamo oggi, ma il fatto che vengano utilizzati relativamente poco gli accumuli non significa che non serviranno domani, per l'esercizio che ho detto. Ma nel frattempo oggi chi è che investe in accumuli, visto che i segnali di prezzo non sono tali da sostenere questo investimento stand alone in the money a energy only? Nessuno, se non con meccanismi tipo il capacity market o con meccanismi tipo le aste della fast reserve che abbiamo promosso con il supporto del regolatore. Il terzo elemento fondamentale è quello dell'evoluzione del mercato dei servizi, che permetta la partecipazione alla fornitura di servizi di flessibilità non solo alle tradizionali impianti termoelettrici, ma anche alle nuove risorse di flessibilità. La domanda, appunto, gli accumuli e anche le rinnovabili. Tony Volpe lamentava appunto un'evoluzione del sistema regolatorio non adeguata alla partecipazione delle rinnovabili. In realtà, insomma, comunque in Italia di passi avanti ne abbiamo fatti. Oggi, con i progetti pilota ex delibera 300, gli impianti rinnovabili possono partecipare al mercato dei servizi, sia quelli grandi, rilevanti, sia quelli piccoli, aggregati nelle UVAM. Il tema è un altro, il tema è che le rinnovabili incentivate prendono l'incentivo al megawattora e quindi non hanno nessun incentivo a non produrre megawattora. Del resto, dalle tante simulazioni fatte in questi anni, fino al 2030-2040 non ritengo che ci siano spazi enormi per non utilizzare questi impianti ogni qualvolta possono produrre un kilowattora. E quindi vengo all'ultimo pillola che volevo aggiungere in questo mio rapidissimo intervento, non lo so se è rapidissimo, mi sembra di sì, relativa al tema dell'idrogeno, del ruolo dell'idrogeno e del power to gas. Siamo nel lavoro che abbiamo fatto insieme a SNAM l'anno scorso, con cui abbiamo prodotto congiuntamente gli scenari energetici 2030-2040, abbiamo previsto in uno dei nostri scenari un consumo di gas decarbonizzati fino a 6 miliardi di metri cubi di metano equivalente all'anno, tra idrogeni, metani vari, eccetera.
6 miliardi sui 60, diciamo, di fabbisogni Italia sono circa il 10% del totale dei consumi di gas oggi, ma anche a 10 anni, secondo lo scenario che sto citando. Sto parlando di 2040, attenzione, no 2030, sto parlando di 2040. Per fare 6 miliardi di metri cubi di idrogeno con rinnovabili elettriche occorrono 80 terawattora di produzione di energia elettrica. Quindi occorre sostanzialmente un parco di generazione da fonti rinnovabili che è il doppio di quello che abbiamo messo nel PNIEC al 2040. Questo numero da solo fa capire che pensare di utilizzare l'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili per tutto non ha senso, perché termodinamicamente non ha senso. Il ruolo dell'idrogeno per noi è chiarissimo ed è quello di supportare la decarbonizzazione dei settori difficilmente elettrificabili, i settori che usano l'idrogeno come materia prima e i settori che hanno bisogno di una densità energetica, tipo i trasporti pesanti, i trasporti aerei e i trasporti navali, dove non esiste altra soluzione ad oggi tecnologica per avere quella densità energetica necessaria. Qui in ogni caso volumi importanti di idrogeno dovranno necessariamente essere importati, mentre il ruolo del biometano è facilissimo, più se ne riesce a fare meglio è, almeno questa è nella mia visione personale. Mi taccio. Grazie Marchisio. Mi sembra che la nostra conversazione ormai sia arrivata al dunque, alle conclusioni da affidare al saluto di Marangoni. Gli spunti sono tantissimi. Ho raccolto pagine e pagine di considerazioni, di appunti, di domande che avrei voluto porre anch'io ai nostri interlocutori. Mi sono segnato alcuni punti centrali che torneranno nel dibattito, nella sua continuità nel dibattito al di fuori di questa giornata di oggi, gli investimenti, i segnali di prezzo, un tema che ha continuato a tornare in tutta la nostra conversazione, il ruolo e il cambiamento che avranno le tecnologie, il caso dell'idrogeno citato da Marchisio, ma l'evoluzione tecnologica sarà veramente uno dei driver fondamentali dei prossimi anni e di questa decarbonizzazione e di questa transizione energetica. Io vorrei che Marangoni ci desse un parere e un saluto. Ovviamente il dibattito, che noi finiamo qui, ovviamente il dibattito continuerà al di fuori di questo spazio web e nella nostra attività quotidiana. È un dibattito che continuerà nei prossimi minuti, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, in un divenire continuo. Vi ringrazio per la vostra pazienza e il vostro interesse e do la parola a Marangoni. Grazie Jacopo e grazie ai relatori. Vista l'ora sarò telegrafico, mi scuso innanzitutto con tutti i partecipanti e li ringrazio di aver resistito fino ad ora a essere qua. Direi che la principale conclusione da tutte le domande che sono uscite è che questo secondo webinar non è un punto di arrivo ma un punto di partenza. Noi dovremo fare e sicuramente vorremo fare qualche riflessione su quello che sarà il prossimo market design. 5 anni fa avevamo avviato insieme alle associazioni, alcuni principali operatori, uno studio specifico. Credo che forse bisognerà prendere in mano e rileggerlo a un lustro di distanza e vedere cosa sarà cambiato. Io ringrazio ancora infinitamente tutti. Ricordo che chi ha partecipato al webinar, questo è il precedente, avrà modo di ricevere la sintesi che normalmente noi diamo stampata al convegno fisico. Purtroppo non posso nemmeno concludere dicendo che la consolazione per chi si è fermato finora sarà un buffet, come avviene di solito. La consolazione sarà solamente avere la copia della sintesi di questo lavoro. Io ringrazio infinitamente tutti, in particolare il Presidente che ha voluto seguirci per tutta la durata e veramente tutti i partecipanti. Non saprei chi ringraziare di più, ogni contributo è stato veramente molto molto stimolante. Grazie a tutti e alle prossime iniziative. Buona giornata, arrivederci a tutti. Grazie.